come ti chiameresti? Eh? Come si chiama? Antonio Montana. E tu? Tu come ti chiameresti, eh? Dove hai imparato a parlare inglese, Tony? Ah, l'ho studiato a scuola. E beh, mio padre però veniva dagli Stati Uniti. Beh, come voi altri, no? Era uno Yankee. E lui mi portava un sacco al cinema e così ho imparato. Guardavo gli attori, guardavo Humphrey Bogart, James Cagney. È da loro che ho imparato a parlare. Era gente in gamba. Io lo sapevo che un giorno io sarei venuto qui, negli Stati Uniti. E dove si trova tuo padre adesso? Ha chiuso. È morto. Chissà dove. Chissà quando. Tua madre? Anche lei è morta. Che lavoro facevi a Cuba, Tony? Eh beh, quello che capitava. Facevo un po' di tutto. Costruzioni quasi sempre. Io lavoravo con le mani. Ho fatto il militare. E hai qualche parente in America, Tony? Qualche cugino, cognato, simili? No, nessuno, nessuno. Sono morti tutti. Sei mai stato in carcere, Tony? Io? Carcere? No, ma che? No. Ospedali psichiatrici, manicomi? Ah, sì. La nave che mi ha portato qui. E per quanto riguarda l'omosessualità, Tony, ti piacciono gli uomini? Ti piace vestirti da donna? Ma chi si è messo in testa questo? Che fa? Mi prende per il culo? Tu rispondi alle domande e basta. Ok. No? Va bene così? No. Arresti per vagabondaggio, marijuana? Mai, mai. Eroina? No, niente. Cocaina? No. Dove te la sei fatta questa bella cicatrice? Giocando con qualche bambola? Queste cose te le fai giocando a soldatini, amico. Ho litigato quando stavo a scuola, da piccolo. Dovevi vedere quell'altro, poveraccio. È tutto ricucito. E questo? Questo non è niente, me lo sono fatto per una ragazza. Ragazza, un cavolo. Ne abbiamo visti parecchi di questi. Deve essere una specie di codice che usavate in galera. Un furcone significa assassino o qualcosa del genere. Ce lo vuoi spiegare tu o ti vuoi fare qualche mese al centro di detenzione? Ok, mi avete fregato. Una volta ci sono stato in carcere. Ho comprato dollari. Gran criminale, eh? Sei spiritoso, Tony. No, no, è vero. L'ho comprati da un turista canadese. Cosa hai fatto? L'hai rapinato? Portatelo via! Andiamo! Ehi, aspettate, ma che vi siete mattiti? Fatemi parlare con questo qui, per favore, fatemi parlare un momento. Li conosci i comunisti? Eh? Lo sai che ti fanno? Ti dicono sempre quello che devi pensare, che devi sentire, che devi fare. Vorresti essere una pecora? Tutti schiaffati nel branco. Non posso stare a sentire queste stronzate. E a te ti andrebbe di lavorare 8-10 ore di filato? Di non avere niente che sia tuo? Di avere uno sbirro a tutti gli angoli della strada che ti sorveglia, che controlla tutto quello che dici e tutto quello che fai. Lo sai che io mangio solo polpi 3 volte al giorno? A me quei polpi di merda mi cominciano a uscire dalle orecchie. Io porto scarpe russe e ho tutti i piedi di fuori, guarda. A te ti piacerebbe? Che dovrei fare, restare lì senza far niente? Io non sono un criminale, amico. E non sono neanche un ladro. Io sono Tony Montana, un prigioniero politico di Cuba. E voglio che rispettiate i miei diritti umani. Adesso. È quello che dice il presidente Jimmy Carter, no? Ok. Carter magari glieli concederebbe i diritti umani. Che ne dici, Harry? Non credo una parola di queste stronzate. Sono tutti uguali, secondo me. Quel figlio di puttana di Castro ci scarica tutta la sua merda. Mandate questo bastardo alla Freedom Town, che gli diano un'occhiata loro. Portatelo via! Sapete che vi dico? Mi potete mandare dove vi pare. Di qua, di là, sopra, sotto. Dove volete voi. Tutto quello che potete fare a me, quelli di Castro me l'hanno già fatto. Fuori, fuori!